4 mesi sono passati dall'ultimo video che ho pubblicato nel mio canale parlando italiano. Già ho caricato un video parlando italiano, ma ora qui è il mio primo blog in italiano. Un blog quotidiano, ma in italiano. Non ho registrato la mia mattina. Perché? Perché stavo studiando nell'università, ma è tutto virtuale. Nello stesso modo stavo concentrato. Va bene, ora vado in bicicletta al parco, poi ti conto un po' di un libro che stavo leggendo e io l'ho finito questo libro, ma ti conto un po'. Andiamo! Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way, to win it life, I never miss, that's fact, taking big swings, put your hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring Va bene, stiamo qui nuovamente. Stavo nel parco con la bicicletta e non potevo parlare perché non si ascoltava niente. Stavo nel parco con una mano registrando, con un'altra mano e la bicicletta. Stavo così. Buono, ti conto un po' del libro che ho letto. Il libro si chiama Manipolazione Mentale. Il titolo è come dire: stai manipolando la gente? No, non sto manipolando nessuno. Questo libro è per conoscere il linguaggio del corpo. Guarda, tre libri in uno: il linguaggio del corpo, i segreti della psicologia oscura, come analizzare le persone. È un ottimo libro, è uno dei primi libri che ho comprato su Amazon. Io credevo che era facile comprare su Amazon, ma è facile, ma il costo di importazione era più costoso dal libro. È interessante perché questo libro è italiano, ma viene da United States, per questo il costo di importazione è più alto dal libro. Questo libro è un manuale di linguaggio dal corpo, è veramente utile. Io ho letto un po' prima, non ho capito perché quando avevo comprato questo libro non avevo un ottimo livello di italiano per capire, per leggere veloce, ma l'ho comprato e ho deciso, vado a imparare l'italiano per poter leggere questo libro. Era così, stavo imparando l'italiano, imparavo un po', ho letto un po' e così già ho finito questo libro al 100%. Va bene, ora andiamo al computer e ti mostro un po' del mio canale e ti mostro alcune cose interessanti che ho scoperto da poco. Va bene, andiamo. Aspetta, un attimo. Mi segui su Instagram? Ti consiglio farlo perché lì carico contenuto ogni giorno. Allora, vado a pubblicare una storia. Stiamo qui nel computer e ti mostro una cosa interessante. Questo è il mio canale. Ordiniamo per video più visti. Va bene. I miei video più visti sono parlando italiano o alcune cose che implicano l'italiano. Ad esempio, questo video parlando con italiano su Omegle è uno dei più visti dal mio canale. Questo altro video, come imparare l'italiano in 6 mesi, anche. Altro video, il mio primo video in italiano. Ora ti dico altra cosa, iscriviti al mio canale per vedere di più. Ora siamo di nuovo nella camera. 3, 2, 1. Va bene, è stato un bel video, credo. Sono uscito dalla mia zona di comfort, stavo cercando di parlare un po' meglio dall'ultimo video che ho caricato in italiano. Mi piacerebbe conoscere la tua opinione di questo video. È stato tutto per oggi. Ciao, alla prossima volta.